Buongiorno a tutti e bentornati ad una nuova puntata di Prima Linea, il programma della ICAF TV che si occupa di intervistare i fruitori del servizio di mediazione affinché gli stessi diano il loro contributo e il loro parere circa il grado di soddisfazione che riscontrano nel affrontare i procedimenti di mediazione innanzi all'organismo di mediazione ICAF. Oggi ho il piacere e l'onore di avere qui con me l'avvocato Marco Secchi del Foro di Milano, che saluto e ringrazio per aver accettato il nostro invito. Grazie, allora. Dunque, innanzitutto noi come studio siamo appunto dei fruitori dei servizi dell'organismo in maniera piuttosto assidua e questo da un lato perché crediamo molto all'istituto della mediazione in termini generali per quelli che sono secondo noi punti forti dell'istituto della mediazione che in linea generale posso riassumere nella tempistica, che è ovviamente una tempistica non paragonabile rispetto a quella che è una tempistica giudiziaria di risoluzione delle controversie, nella possibilità di giungere ad un risultato soddisfacente, perché la nostra filosofia, comunque, e credo la filosofia di tutti, sia quella di comprendere ed essere coscienti che anche, diciamo, il peggiore degli accordi è sempre meglio di una decisione unilaterale di un terzo. E poi ovviamente perché la mediazione ci consente di dare delle scansioni temporali ed un formalismo a delle attività di negoziazione che altrimenti dovrebbero essere gestite in totale autonomia tra le parti e che proprio in assenza di una diciamo, eterodirezione, una mancanza di formalismo e di tempi, spesso si dilungano nel tempo e non raggiungono il risultato. Quindi in questo senso noi ci siamo rivolti, ci siamo subito trovati molto bene con ICAF, proprio perché siamo riusciti da un lato a trovare un organismo che ci consentisse di lavorare con dei tempi molto brevi, nel senso che tendenzialmente dal deposito dell'istanza di mediazione al primo incontro e tra i successivi incontri, constatiamo che i tempi sono sempre molto contenuti e questo è ovviamente molto importante perché giungere ad un risultato in tempi brevi, che sia favorevole o sfavorevole, perché poi anche qualora poi le parti non riescano ad addivenire diciamo, verbale positivo, ma si riesca a comprendere in tempi rapidi che questo non funziona, anche questo è un grande pregio. E poi ovviamente l'altro grande pregio che abbiamo riscontrato è in generale la proattività dei mediatori di ICAF che, come abbiamo sempre potuto vedere, cercano sempre di partecipare in maniera attiva ai procedimenti di mediazione, di facilitare il raggiungimento di un accordo anche con notevole dispendio di energie in molti casi. E quindi non sono assolutamente passivi e in balia di quello che è appunto in generale, appunto, l'attività delle parti all'interno del procedimento. Bene, devo dire che ha citato e colto molti degli aspetti secondo noi essenziali di come debba essere disciplinato e amministrato il procedimento di mediazione, sia la celerità che sicuramente lo distingue moltissimo da quello che è l'attività giudiziaria, sia il fatto di essere proattivi nel coinvolgimento, nell'aiutare, nell'ausilio alle parti per fare in modo che le stesse poi addivengano ad un accordo di mediazione. Peraltro colgo anche l'occasione per ricordare a coloro i quali ci stanno guardando che anche la riforma Cartabia ha compreso quanto sia importante anche la figura del mediatore, oltre a quella degli assistenti
assistenti legali e delle parti e ha proprio voluto introdurre nel decreto legislativo 28-2010 la circostanza che sia i mediatori sia le parti devono cooperare in buona fede lealmente al fine di raggiungere un accordo. Quindi questo dà molto uno slancio anche a quella che è la figura del mediatore, che come giustamente diceva l'avvocato Secchi, non deve essere un mero ascoltatore, ma deve anche prodigarsi in maniera attiva per fare in modo che le parti raggiungano un accordo. Quindi, sebbene siano le parti e i loro rispettivi assistenti legali protagonisti di questa procedura, laddove le parti non arrivino, deve arrivare il collegio mediatori con le proprie idee, con eventualmente una proposta. Però è importante che anche i professionisti che appunto rappresentano la figura del mediatore si prodighino in maniera attiva affinché le parti raggiungano un accordo di mediazione, perché poi è questo lo spirito anche con il quale ormai 13 anni fa è stato introdotto questo procedimento stragiudiziale, ecco. E avvocato Secchi, approfitto della sua presenza qui oggi per chiederle se eventualmente si sentisse di darci dei consigli su come meglio operare, diciamo nel fronte del procedimento di mediazione, o comunque se avesse delle considerazioni generali da farci prima di salutarla. Ma dunque, io credo che appunto tra consigli e considerazioni generali sarebbe utile, diciamo, suddividerle tra tre livelli, nel senso che da un lato sarebbe utile far presente al legislatore che ha, come dire, attribuito i poteri agli organismi di mediazione e ha, diciamo, per così dire, fatto nascere questo istituto, mi sentirei di dire che la mediazione, per l'importanza che ha proprio nei metodi alternativi di risoluzione delle controversie, dovrebbe probabilmente, da un lato, consentire di attribuire più poteri al collegio dei mediatori, quindi consentirgli di essere, in un certo senso, più simili al giudice. Per quanto riguarda i loro poteri, e dall'altro prevedere delle conseguenze ancor più rilevanti per il caso in cui non ci sia, o quantomeno ci sia coincidenza tra una proposta non accettata formulata in sede di mediazione e quello che poi è l'esito giudiziale, perché ovviamente questo sarebbe un vero e proprio deterrente per far comprendere che è effettivamente molto meglio risparmiare tempo, denaro ed energie a beneficio del fruitore del servizio giustizia, piuttosto che andare poi in giudizio. Quindi, diciamo, questo dal punto di vista del consiglio o dell'auspicio che mi sentirei di dare al legislatore. Alle parti e ai colleghi in generale, mi sentirei di dire di approcciare i procedimenti di mediazione sempre nell'ottica di non vederli come un mero formalismo, cioè sappiamo tutti che per molte controversie la mediazione è una condizione di procedibilità, però non deve essere questo quello che spinge a intraprendere il procedimento di mediazione. È sicuramente una condizione, ma non deve essere affrontata con l'idea di dire bisogna semplicemente, come dire, saltare questo passaggio, avere il timbro del verbale negativo per poi andare oltre nel giudizio. Questo non è l'approccio giusto, e non è l'approccio giusto proprio perché con gli strumenti informatici che abbiamo oggi a disposizione, le banche dati, insomma, è sempre più facile comprendere e avere una visione della prevedibilità dell'esito dei giudizi dinanzi all'autorità giudiziaria. E quindi, se questo è un po' la possibilità che abbiamo, la riflessione è quella di comprendere che se l'esito è probabilmente quello, poi ci sono tanti casi in cui non è così netta la distinzione, ma ci sono tanti casi in cui invece lo è. Non occorre, o meglio, non porta da nessuna parte insistere su una posizione giusto per andare avanti, ma appunto affrontare il procedimento di mediazione consente davvero di risparmiare
grandi energie e se, a beneficio del fruttore. Al mediatore, questo devo dire, lo dico non sentendolo come un consiglio che devo dare a ICAF perché non ho mai riscontrato queste problematicità, ma ovviamente mi è capitato di partecipare a procedimenti davanti ad altri organismi e in alcuni casi le ho riscontrate. Al mediatore mi sentirei di dire appunto di non essere ostaggio delle parti, nel senso che il mediatore da un lato non dovrebbe essere colui che semplicemente è in una posizione passiva di fronte a quelle che sono le interlocuzioni che hanno le parti, quindi saper tenere l'ordine, il filo del discorso, dettare la linea ed essere soprattutto proattivo, come dicevamo, nel senso di proporre soluzioni e non limitarsi a verificare se le parti sono in grado tra di loro di giungere ad una soluzione. Perché con questo quid pluris, ecco, credo che la mediazione possa davvero arrivare a qualcosa in più e giungere ad un esito, ancora più importante a beneficio di tutti, non solo appunto degli avvocati che vi partecipano, ma soprattutto delle parti che sono poi i soggetti coinvolti più nel profondo. La ringrazio molto, Avvocato Secchi, per questo suo ultimo intervento che devo dire offre molti spunti. Dal punto di vista dell'atteggiamento del mediatore, mi viene in mente una qualità che ci insegnano quando facciamo appunto il corso per diventare mediatore, che è un qualcosa, una caratteristica che in teoria dovrebbe appartenere al mediatore, poi effettivamente dipende un po' dal temperamento che ha. Questa caratteristica è l'assertività, che credo sia molto importante che ogni mediatore porti con sé. Ad alcuni sicuramente viene più semplice perché magari appunto fa parte del loro temperamento e di quello che è il loro modo di vivere in generale. Per altri invece può essere più faticoso. Però devo dire che quello che lei ha detto durante proprio l'ultima parte del suo intervento si può ridurre, sintetizzare in questo, cioè la capacità del mediatore di essere assertivo anche innanzi alle parti. Perché è ovvio che quello che non vogliamo è la riproduzione in mediazione di quello che avviene in giudizio. Però quando vi siano delle situazioni un po' complesse, nelle quali è complicato anche che gli assistenti legali giungano da soli ad una soluzione conciliativa, a un certo punto il mediatore deve far valere la propria professionalità, che non significa imporre una propria idea, perché poi è ovvio che è sempre con l'ausilio degli strumenti, quali le sessioni separate, per esempio, che si giunge ad un accordo comune, però dare quella spinta in più serve. E mi è molto piaciuto anche il fatto che lei abbia fatto riferimento a una quota di sanzionabilità, che magari detta così, ecco, non è una parola positiva, però il fatto che si debba comprendere che il procedimento di mediazione non sia meramente un obbligo, ma sia un'opportunità, talvolta ha bisogno anche di alcune che le conseguenze, nel caso in cui non venga utilizzato, proprio in modo sostanziale, siano anche un po' più, rigide rispetto appunto a quello che di solito avviene. A me piacerebbe tantissimo che questo suo invito venga colto dal legislatore, che già in parte prevede appunto le conseguenze dell'articolo 116 del codice di rito, però che sia appunto qualcosa di più, che venga accolto maggiormente. E mi piacerebbe moltissimo che venisse accolto anche dalla magistratura, perché credo che anche da loro che il nostro invito può essere appunto accolto e debba essere in qualche modo sì, accolto, segnalato, perché quando poi il giudice effettivamente comprende che
una parte in mediazione non ha svolto effettivamente quell'attività mediatizia che richiede, comunque anche il decreto legislativo 28-2010 ed è lui il primo a insomma, introdurre anche una quota di sanzionabilità, sicuramente poi anche coloro i quali sono meno convinti se ne convinceranno. Ovvio che è brutto che si debba ridurre tutto appunto alla sanzione, perché non è sicuramente quello lo spirito della mediazione, però credo che affinché si diffonda, forse sia proprio necessario, come dice lei e suggerisce lei, che vi sia anche una certa quota di rigidità, ecco. Io davvero la ringrazio moltissimo per questa sua testimonianza e per tutti gli spunti che ha dato, perché credo che siano molto, molto significativi, al di là del parlare in modo positivo del procedimento di mediazione, però poi anche la parte sui suggerimenti, sui consigli, credo che sia sempre ben accetta, perché si può sempre migliorare. E siccome noi ci auspichiamo che il procedimento di mediazione sia veramente sempre più utilizzato, più migliora, meglio sicuramente sarà poi anche nel futuro. Quindi la ringrazio ancora moltissimo Grazie a voi. e la saluto e saluto tutti i nostri telespettatori e noi ci vediamo sempre di venerdì per un'altra puntata di In Prima Linea. Arrivederci, grazie.